Una buona serata, seconda edizione del nostro telegiornale che apriamo con la cronaca giudiziaria. Dopo il cambio di avvocato deciso ieri è stata ascoltata questa mattina Daniela Lorusso, la donna accusata insieme al figlio del tentato omicidio del marito di lei e patrigno del figlio. Davanti al GIP la Lorusso ha respinto tutte le accuse. Il servizio è di Francesca Romana Testi. Non ci si aspettava che parlasse Daniela Lorusso, accusata del tentato omicidio del marito Antonio Di Tommaso, con un piano definito diabolico che prevedeva il discioglimento di un anticoagulante ogni giorno, conclusosi poi con un'aggressione fisica pianificata al costo di 1.300 euro per causargli la morte senza destare sospetti. A seguito dell'udienza di ieri, conclusasi prematuramente dopo le dichiarazioni del suo complice, il figlio Michele Gruosso, che ha scaricato su di lei le responsabilità, dopo aver nominato un nuovo avvocato è stata ascoltata per la prima volta questa mattina. Si è presentata in aula con una memoria difensiva e poi invece ha detto di voler parlare. Ha iniziato il suo racconto elencando tutti i ricoveri del marito, tutti quelli accusati dal gennaio 2016, quando, secondo gli inquirenti, sarebbe iniziato il piano di avvelenamento. Due i farmaci usati, come emerso dalle intercettazioni, una compressa di anticoagulante e una di benzodiazepine. Ma la signora ha spiegato tutto quello che le è stato chiesto, ha spiegato la cosa sua... Cosa le è stato chiesto? E le è stato chiesto come sono andate le cose, le è stato chiesto un po' tutto e la signora ha detto di non aver partecipato a nessuna azione nei confronti del marito, tutto qua. Quindi si protesta innocente, certo, la signora? Sì, la signora si protesta innocente. E le intercettazioni? Questo attiene al fatto, io non le ho lette le intercettazioni in quanto sono stato nominato di recente, quindi non le ho lette, quindi non so dirvi niente, ma se le intercettazioni dovessero avere un significato accusatorio tale da non poterne venire fuori, potrebbe darsi che l'azione possa essere stata posta in essere. Però la signora, dalla persona a carico delle quali sono stati fatti, diciamo, questi... Le persone sono due. Ma c'è un concorso intentato omicidio? Beh, sono due perché sono due imputati, esatto. Però bisogna vedere se ci potrebbe essere anche un terzo, un quarto, che se sappiamo noi, perché il Cumadin non potrebbe averlo propinato qualcun altro, tutto è possibile. Ancora cronaca, ha accoltellato il nipote 28enne che, soccorso da un'ambulanza del 118, ora si trova ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Avezzano. L'episodio è accaduto la scorsa notte nella frazione Poggio Filippo, proprio del centro in provincia dell'Aquila. L'autore del ferimento, un 54enne con precedenti di polizia, residente nello stesso paese, è stato arrestato dai carabinieri per tentato omicidio e minacce aggravate. A rintracciare sono stati i carabinieri della stazione di Tagliacozzo e dell'aliquota radiomobile della compagnia sempre del centro aquilano. Le pattuglie sono intervenute dopo una chiamata del 112 in cui era stata segnalata una persona ferita. L'accoltellamento sarebbe stato l'epilogo di una lite tra i due scaturita da dissidi familiari. L'arrestato, che si era reso protagonista di un fatto simile già nel giugno del 2015, quando finì in manette per aver ferito con un coltello una minorenne della zona, si trova ora nel carcere di Avezzano. E ci spostiamo all'Aquila perché c'è stato ancora un furto con spaccata nel centro storico del capoluogo. A farne le spese questa volta il ristorante Pizzeria Il Vicoletto in Via del Gatto, vicino alla Fontana Luminosa. Polemiche per la mancanza di controlli e di ronde notturne da parte delle forze dell'ordine. Il servizio è di Daniela Rosone. I commercianti del centro chiedono più sicurezza. L'ennesimo furto perpetrato ai danni di un'attività commerciale del centro storico aquilano rende quest'ultimo sempre più oggetto di attenzioni. Tant'è che l'assessore alle opere pubbliche del comune dell'Aquila, Maurizio Capri, ha annunciato di recente l'installazione di telecamere a partire da settembre in centro in alcune zone della periferia. Questa volta essere preso di mira il ristorante Pizzeria Il Vicoletto nei pressi della Fontana Luminosa. Un furto con spaccata e danni ingenti anche all'interno. Presi due tablet, tutto l'incasso della giornata precedente e anche bottiglie di vino di valore. I commercianti chiedono più sicurezza, soprattutto chi ha fatto tantissimi sacrifici per riaprire la sua attività nel centro storico. Niente, praticamente siamo stati avvertiti all'8 di mattina che c'era un buco. C'era un buco alla porta, hanno forzato la serratura, hanno bucato il vetro. Con il maglione antipanico sono entrati, hanno fatto un po' di danni all'interno, hanno rubato cassa, tablet, quelle che hanno trovato, le cose più spicce, diciamo, da recuperare. L'importo non ancora lo stimiamo, comunque il danno c'è, ma più che il danno è la rottura del vetro, il disagio e comunque
il rammarico che comunque la sicurezza non ce l'abbiamo. Non ci sentiamo sicuri soprattutto perché comunque la notte qua è un far west. Non ci sentiamo sicuri perché comunque vediamo che di giorno pattuglie per una piccola manifestazione arrivano 100-200 cellerini, invece la notte gira una sola pattuglia, la torna in parte a Monticchio. Serve controllo notturno, serve che il questore, il sindaco metta a disposizione dei cittadini, di chi lavora, dei commercianti, qualcuno che gira la notte. Videosorveglianza? Anche videosorveglianza, se serve videosorveglianza, anche videosorveglianza. Furti non solo all'Aquila, perché c'è stata una raffica di furti sempre con spaccata ai danni di diverse attività anche del centro di Pescara. I ladri, dopo aver rotto le vetrine, si sono introdotti all'interno di negozi ed hanno svuotato i registratori di cassa. Gli episodi si sono verificati nella notte, nello specifico in via Roma. I malviventi, per entrare in una pasticceria, hanno scardinato la vetrata e poi si sono impossessati di 170 euro. Di fondo cassa. In via Trento invece hanno preso di mira un negozio di scarpe per bambini. Prima hanno sfondato la vetrina usando probabilmente uno scooter come ariete. Una volta dentro sono riusciti a rubare solo circa 10 euro. Ladri in azione anche in una pizzeria di via Cavour hanno sfondato la vetrina ma non hanno trovato soldi. I proprietari delle attività commerciali stanno controllando se siano stati rubati i prodotti conservati nei frigoriferi. In tutti e tre gli episodi i danni sono ingenti. Ad occuparsi delle indagini è la polizia. L'altra notte era stato colpito anche un noto bar di via Chieti. L'Abruzzo perde il 9% in innovazione. Il Movimento 5 Stelle, sul segno meno in controtendenza con i dati delle altre regioni, punta il dito contro le giunte D'Alfonso e Chiodi. Vediamo. A 6 anni dall'istituzione dei poli di innovazione, a 2 anni dall'insediamento del presidente D'Alfonso, Regione Abruzzo segna un meno 9% in innovazione. Non lo diciamo noi, lo dicono i report di valutazione comparativa della Commissione europea siamo in controtendenza rispetto al resto d'Italia. Pensiamo che persino Regione Molise cresce di un più 17%. Noi crediamo che questa sia una responsabilità politica di una mancanza di programmazione, una mancanza di rapporti con le imprese, di una mancanza di rapporti tra imprese, regione e università, centri di ricerca. A questo si può ovviare con degli studi specifici che non sono stati commissionati in Regione Abruzzo, che potrebbero essere fatti sia internamente da Regione Abruzzo o affidandoli a delle società di consulenza, per valutare come sono stati effettivamente utilizzati i fondi, quali risultati hanno portato, che cosa si è sbagliato e che cosa si può invece ripetere. Questo per far sì che i fondi europei non diventino, come diventano troppo spesso, assistenzialismo europeo, ma aiutino le imprese a crescere in maniera strutturale. Parliamo anche dell'utilizzo dei fondi 2007-2013, quindi è tutta la politica in generale che non ha programmato e non ha programmato nemmeno una verifica dei risultati. Sotto lo slogan Ribelliamoci, l'associazione vittime del salvabanche scende di nuovo in piazza a Montecitorio. L'associazione, nata per difendere i risparmiatori che hanno preso i soldi investiti nelle quattro banche, Banca Etruria, Banca Marche, Cari Ferrara e Cari Chieti, afferma che le banche italiane sembrano essere scivolate in un precipizio senza possibilità di fermarsi, dove i responsabili amministratori delle banche rimangono impuniti. Banca d'Italia e Consob restano a guardare e il governo, che allo sbando, si dimostra non all'altezza di gestire la situazione adottando misure casuali di azzeramento dei risparmi, ogni volta in una forma diversa, senza regole certe e senza una seria guida politica. Seduta lampo di approvazione del bilancio all'Aquila, che si è conclusa con la mancanza del numero legale a causa dell'assenza in massa dei consiglieri di maggioranza. Ma il sindaco Cialente spiega: senza decreto del governo che ci trasferisce 16 milioni di euro, impossibile per noi approvare il bilancio. Polemiche dall'opposizione. Durante Adriano, Giorgio Armando, Gianni Sergio, Masciotto Giustino,
Un appello nominale, quello di questa mattina in consiglio comunale all'Aquila, che è suonato come una mera formalità, visto che sui banchi della maggioranza, all'inizio della seduta di approvazione del bilancio comunale, c'era solo l'anziano consigliere Giuseppe Ludovici del gruppo Misto e Antonio Di Nardantonio del Partito Democratico. Ed anche sul banco della giunta c'erano solo poltrone vuote. Un'assenza di massa che ha fatto mancare il numero legale, però calcolata ed annunciata. La maggioranza non è andata al mare o in montagna, è stata solo costretta a disertare l'aula, prendere tempo almeno fino a metà agosto in attesa che il governo approvi il decreto rivisto e corretto che stanzia 16 milioni di euro di trasferimenti straordinari post-sismici, senza i quali il comune non potrebbe chiudere il bilancio se non aumentando e di molto le tasse e con tagli draconiani alla spesa, misure che poi diventerebbero irreversibili. Un escamotage tattico che però non ha impedito alle opposizioni civiche di centrodestra presenti in aula di fare pesanti ironie e di accusare la maggioranza. La verità per loro è che il governo amico ha tagliato di parecchi milioni l'importo del trasferimento straordinario e ora la maggioranza è allo sbando. Si sta cercando di rimediare al guaio dei 16 milioni di euro che il governo non ci ha dato, quindi oggi ci sarebbe stato l'aumento della TARI al 50%, ma non abbiamo avuto atti e quindi non si può fare la salvaguardia e quindi si aspetterà molto probabilmente la diffida del prefetto, come al solito un escamotage politico sulle spalle degli aquilani. Siamo a un punto di non ritorno perché per l'ennesima volta non si rispetteranno i tempi. Presentata l'iniziativa Riciclo in Tour, che dal 5 al 14 agosto attraverserà 10 comuni rivieraschi con attività di informazione e animazione su raccolta e riciclo degli imballaggi in plastica. È una delle diverse attività che noi stiamo, come Regione Abruzzo, portando avanti insieme al CoRePra, al Consorzio Nazionale, che è preposto proprio al recupero e riciclo di materiale plastico. A novembre scorso abbiamo dato i risultati di un'altra iniziativa che si chiamava Un Sacco in Comune, era un concorso a premi, vinse il Comune di Giulianova. Oggi abbiamo, oltre ad aver presentato questa attività che è rivolta prevalentemente all'utenza turistica, ecco perché sono stati interessati 10 centri balneari abruzzesi da nord a sud, da Martinsicuro a Ortona, passando per Silvi Marina, Pineto, Giulianova, Pescara, Montesilvano, Francavilla, ed è una iniziativa di carattere informativo e divulgativo, ovvero si evidenzieranno e si cercherà di sensibilizzare gli utenti sulla importanza di queste buone pratiche, rivolgendosi anche ai più piccoli con delle attività ludiche pomeridiane. Ma abbiamo anche presentato i risultati di questa attività che nel corso del 2015 ha portato l'Abruzzo ad essere eccellenza in campo nazionale, perché registriamo un più 15% a fronte di una media nazionale che si attesta sull'8%. Sabato pomeriggio a Capitignano, primo convegno della neonata associazione Stava, che intende rilanciare in grande stile l'offerta turistica dell'Alta Valle della Terno e del lago di Campotosto. Promozione turistica mirata a 360 gradi, anzi anche con le più avanzate tecnologie della realtà virtuale, elevazione della qualità e degli standard dell'ospitalità e dei servizi, creazione di pacchetti turistici integrati e competitivi. Questo si propone l'associazione Stava, composta da professionisti del settore e cittadini che amano e vogliono far conoscere al mondo come merita il loro territorio, ovvero l'Alta Valle della Terno in provincia dell'Aquila, al confine con il Lazio, che si estende dall'incantato lago di Campotosto alle faggete e ai pascoli di Pizzoli, passando per le valli e le montagne incontaminate di Montereale, Cagnano, Capitignano e Barete. Primo step sarà un convegno per la promozione della nuova imprenditoria, in programma sabato alle ore 18 a Capitignano, a cui prenderanno parte player di rilievo del settore turistico, tra cui, solo per citarne alcuni, Massimo Terzuoli, esperto in fondi comunitari, Giacomo Feste, imprenditore sardo a livello internazionale nel settore multimedia, web marketing e tecnologia 3D, Giovanna Prioli, imprenditrice emiliana, che nella Riviera Romagnola opera nel mercato in costante crescita del turismo e del benessere. Al nostro microfono Dario Tudini, presidente dell'associazione Stava. Stiamo cercando di dare una mano a tutti i nostri giovani che hanno perso fiducia e nella nostra splendida terra, ma maggiormente stiamo cercando di aiutarli a tirar fuori dal cassetto quelle loro idee che fino ad oggi sono state, diciamo, sotterrate da una massa di burocrazia o da
persone che non credono nel futuro della nostra splendida zona. Sarà il primo convegno, l'argomento principale è illustrare la nostra splendida zona, vedere cosa si può fare e cosa possono fare i nostri giovani. Sì, specialmente col turismo, ma il turismo diciamo, ecologico, fatto di sport, turismo, passeggiate, mountain bike, di tutto quello che ci può dare la nostra zona e la vicinanza al parco. Il comune di Castelli ha presentato un cartellone di agosto ricco di eventi, dalla 52esima mostra dell'artigianato ceramico, notti bianche, concerti, gusto e tanto altro. Anche quest'anno il cartellone degli eventi più ricco è quello di Castelli. Si parte il 30 luglio per arrivare al 4 settembre. Qual è il programma, Sindaco? Si inizia il 30 con l'inaugurazione della 52esima mostra, edizione della mostra mercato dell'artigianato artistico castellano. Il 31 ci sarà l'inaugurazione della mostra della collezione Giacomini, che arricchirà notevolmente il patrimonio già ricco del Museo di Castelli, sono oltre 100 opere. Il 6 di agosto ci sarà la presentazione del romanzo storico del professor Serpentini sulla rivolta di Castelli, capeggiata da Francesco Antonio Gru, e quest'anno è il 300° anniversario. Il 10 di agosto ci sarà l'inaugurazione della mostra al Liceo Francesco Antonio Grue. Praticamente quest'anno potremo riproporre in tutto il suo splendore il Terzo Cielo, che è stato finalmente riportato a Castelli e potrà essere visitato. L'evento sicuramente centrale di questo programma è il Festival della Storia dell'Arte. Noi quest'anno riproponiamo dopo alcuni anni questo festival, che si svilupperà dal 19 fino al 26 d'agosto. La serata principale è quella inaugurale, dove ci sarà il critico d'arte Vittorio Sgarbi. Il programma è molto vario, quindi invito tutti a poterlo consultare sia sul sito dell'Ente, sui profili che sono insomma quelli social Primavera Castelli, Castelli ed Arte, perché insomma ogni giornata c'è qualcosa sicuramente che può essere interessante. In conclusione, ringraziare gli enti che hanno in particolar modo il consorzio BIM che insomma ci sostiene in questa manifestazione, e i consiglieri Marcello Melchior e Raffaello Di Simone. E domani alle 21 in Piazza Pepe a Civitella del Tronto si esibirà l'Orchestra di Fiati, i musici lotariani. L'ensemble è nata nel 2004 a Notaresco, è formata da una quarantina di elementi, per lo più giovani musicisti diplomati presso i conservatori italiani, diretta dai maestri Danilo Di Silvestro e Claudio Gamberoni. La formazione orchestrale si ispira al modello anglo-americano, con un organico che riesce ad eseguire senza compromessi le opere più significative del repertorio per orchestra di fiati. L'esibizione dell'orchestra attraverso le musiche di grandi autori come Nino Rota, Ennio Morricone e John Williams può essere apprezzata sia da tecnici e fini intenditori che da coloro che cercano semplicemente un'emozione o la magia delle note. E a Mosciano Sant'Angelo invece appuntamento con Tesori di Sera, un viaggio alla scoperta delle bellezze del comune teramano. Da Montone a Selva Alta, dal centro città al convento dei Sette Fratelli, i tesori del territorio si aprono ai visitatori per raccontare la loro storia. A Mosciano Sant'Angelo, domenica 31 luglio, il comune promuove Tesori di Sera dalle 19 alle 24, itinerari liberi alla scoperta di beni culturali, paesaggistici e sapori del territorio. Apriremo questi beni in tutto il territorio, quindi da Montone a Mosciano Centro, Selva Alta e poi Convento. In ogni sito ci saranno volontari delle associazioni che con noi collaborano a questa iniziativa, accoglieranno i visitatori, daranno le informazioni di carattere storico-artistico e ognuno potrà visitare durante questa fascia oraria di apertura liberamente, con i suoi ritmi, in base ai suoi interessi, tutti i siti del territorio. E inoltre a chiostro del convento Santissimi Sette Fratelli sarà possibile, grazie anche qui alla disponibilità di due ottimi produttori locali, loro metteranno a disposizione degli assaggi di prodotti locali e un vino di produzione locale per raccontare anche attraverso questi sapori quelle che sono le caratteristiche del territorio di Mosciano. Avremo una navetta messa a disposizione proprio dalla DMC che farà tutto l'itinerario, quindi la prima corsa sarà da Montone e quindi poi andrà a Mosciano Centro,
Selva Alta, quindi Borgo Spoltino, il convento dei Santissimi Sette Fratelli, per poi tornare a Montone. Nuovamente un'occasione per noi importante, perché continuiamo a collaborare con chi decide di far sinergia per la conoscenza del proprio territorio. Quindi laddove c'è l'intenzione di cooperare per portare i cittadini in primis e tutti coloro che hanno la sensibilità verso la riscoperta di quello che è il patrimonio culturale e ambientale, e Mociano ne ha davvero tantissimo, il Fai Giovani non può far altro che collaborare, secondo ovviamente i principi del Fai. Suoni del Lavoro è un concerto all'alba che si terrà lunedì 1 agosto alle ore 6 alla Torre del Cerrano, iniziativa organizzata dalla Regione Abruzzo e dall'Istituzione Sinfonica Abruzzese in collaborazione con l'Università di Teramo e l'Area Marina Protetta Torre del Cerrano. Iniziativa definita esempio di sintesi delle eccellenze culturali e di quelle paesaggistiche della regione. Come nasce questa iniziativa? È un'iniziativa che nasce direttamente in commissione. Quando abbiamo discusso lo scorso anno dei finanziamenti in quel caso all'Istituto Sinfonico Abruzzese, ma generalmente alla cultura, abbiamo chiesto che coloro i quali ricevono anche un contributo da parte statale della Regione Abruzzo rimettessero poi sul territorio anche qualche prestazione in maniera gratuita. Un evento in collaborazione tra gli altri con l'Università degli Studi di Teramo, come sposa questa iniziativa l'Università? La sposa con entusiasmo, è un'iniziativa straordinaria non solo perché viene offerto un concerto dall'Orchestra Sinfonica Abruzzese all'alba in uno scenario incantevole, ma anche perché è uno straordinario modo per valorizzare le risorse culturali di cui dispone la nostra regione. In questo senso il plauso al consigliere Monticelli che ha organizzato questa serie di concerti che ci consentirà a tutti i partecipanti non solo di godere di un concerto assai bello, ma anche di riflettere sull'importanza che la formazione, in questo caso musicale, e soprattutto avere a disposizione una risorsa come l'Orchestra Sinfonica lo è per la nostra regione, cosa significhi questo per tutto l'Abruzzo. In questa prossima occasione per l'Istituzione Sinfonica Abruzzese cosa verrà proposto? Ma si tratterà del repertorio classico dell'orchestra in uno scenario meraviglioso. Siamo ben lieti come Area Marina Protetta del Cerrano di continuare questa collaborazione con l'Università di Teramo sotto questo aspetto molto particolare. L'Università e l'Area Marina collaborano già da anni, sin dall'istituzione, quest'anno anche grazie alla collaborazione della Regione Abruzzo e quindi dall'iniziativa del consigliere Monticelli avremo questo evento molto particolare e ci auguriamo insomma che lo spettacolo sia strepitoso. E adesso una notizia che ci riguarda da vicino, perché grande soddisfazione per la nostra testata giornalistica che ha vinto il premio Simpatia 2016 per il quarto anno consecutivo. Il nostro telegiornale, il TG6, è stato scelto dalla giuria come il miglior telegiornale d'Abruzzo. Alfredo Primante. Per il quarto anno consecutivo il TG6 si è confermato miglior telegiornale d'Abruzzo. A decretare il successo per lo spazio informativo di TV6 è stata la giuria del premio Simpatia 2016 ideato dalla famiglia Costa. Andrea Costantini e Francesca Romana Testi, in rappresentanza della redazione giornalistica diretta da Manuela Petescia e dell'editore Quintino Pallante, hanno ritirato il premio nel corso della serata di gala tenutasi all'Arena del Mare sul lungomare di Montesilvano. Un riconoscimento, quello del premio Simpatia, che valorizza il lavoro di gruppo della testata giornalistica che quotidianamente produce 30 minuti di informazione in tre edizioni alle 14, alle 19 e alle 23, a cui si aggiunge dal lunedì al sabato la rassegna stampa mattino 6 a partire dalle ore 7. Oltre al TG6, i riconoscimenti sono andati, tra gli altri, a Grazia Scucimarra, autrice, attrice e regista teatrale, a Giorgio Repetto, ex direttore sportivo del Pescara Calcio, a Silvia Pagni, autrice, musicista e direttore d'orchestra, e ad Elisa Riccitelli, cantautrice, ultima scoperta di Teddy Reno. Ed è stato proprio Teddy Reno la stella della serata di premiazione, il grande cantante che ha ricevuto il premio alla carriera, assieme al critico e storico d'arte internazionale Leo Strozieri, ha deliziato il pubblico con una breve performance. La sussurrerà, la sussurrerà. E poi al 16. E adesso apriamo la pagina dello sport. Ovviamente partiamo con il Pescara, che questo pomeriggio era impegnato in un'altra amichevole contro il San Nicolò di Massimo Epifani.
Partita terminata da mezz'ora con il 5-0 dei biancoazzurri di Massimo Oddo. Allora andiamo in collegamento con Paolo Renzetti, che si trova proprio a Palena dove si disputava la partita. Buonasera Paolo, partita terminata, che test è stato per il Pescara? Sì, grazie Jacopo, buonasera dal comunale degli Angeli di Palena. È terminata da poco meno di mezz'ora questa terza uscita stagionale della formazione biancoazzurra, che ha superato, come ricordavi giustamente tu, il San Nicolò con il risultato di 5-0. Andiamo subito ai gol di questa partita. Nel primo tempo il vantaggio dei biancazzurri al 14° con Del Sole, al 23° il raddoppio di Valerio Verre, al 39° del primo tempo la terza rete ancora del giovane 18enne del Pescara Nando Del Sole. Nella ripresa il Pescara, con ovviamente le squadre che sono scese in campo completamente con organici completamente diversi rispetto al primo tempo, in questa ripresa dicevo il Pescara ha segnato altre due reti. C'è stata un'altra doppietta dopo quella di Nando Del Sole, quella dell'ex beneventano Nicastro, che ha segnato il gol del 4-0 al 17° della ripresa e il 5-0 al 41°. Per quanto riguarda questa gara, Jacopo, che dire, un test sicuramente utile per il Pescara contro una squadra di Serie D che tra l'altro ha iniziato da pochi giorni la preparazione. Evidente la differenza di valori tecnici, un test comunque importante per tastare proprio anche lo stato di forma fisico della squadra allenata da Massimo Oddo. Nel primo tempo, Jacopo, il Pescara è sceso in campo con il 4-3-2-1 e con Bizzarri, che dunque ha giocato dall'inizio questa partita in porta, poi Zampano, Coda, Diallo e Crescenzi in difesa, Verre, Brugman e Boulevardi a centrocampo, Mitrisa e Del Sole sulla tre quarti con Manai di punta. Per quanto riguarda invece il secondo tempo, la formazione adriatica ovviamente ha cambiato praticamente 10 undicesimi di squadra, con il 4-3-2-1 sempre adottato da Massimo Oddo, con Fiorillo in porta, Maloku, Zuparic, Diallo, l'unico a restare in campo per tutta la partita, e Mazzotta in difesa, Cristante, Memusciai e Selasi a centrocampo, Benalì e Caprari sulla tre quarti con Nicastro di punta. Ottima prova da parte del giovane Del Sole, al di là della doppietta realizzata dal giocatore cresciuto nel vivaio del Pescara. Del Sole si è mosso molto bene, ha fatto vedere buone cose, ha sfiorato anche la terza rete ed è stata sicuramente la nota più bella di questo pomeriggio di Palena. E tra l'altro dobbiamo dire che sugli spalti del comunale degli Angeli di Palena c'erano oltre 500 spettatori. Ricordiamo, Jacopo, anche che oggi doveva disputarsi inizialmente, era in calendario la gara amichevole tra Pescara e Frosinone, poi per il divieto da parte della prefettura di Chieti di giocare questa gara per problemi di ordine pubblico, c'è stata questa gara con il San Nicolò, che si è reso disponibile a scendere in campo proprio nella sua primissima uscita in questa partita giocata nella sede del ritiro del Pescara. Prima della partita abbiamo avuto modo di parlare anche per qualche attimo con alcuni effettivi biancazzurri, che hanno parlato proprio anche del fatto che c'è una pesantezza nelle gambe per via proprio delle due settimane di ritiro, visto che il Pescara ha iniziato a lavorare qui a Palena proprio il 14 luglio, e domenica prossima ci sarà l'ultima uscita dei biancazzurri qua in provincia di Chieti per affrontare un'altra squadra di Serie D, il neopromosso Pineto. Poi Pescara lascerà Palena e il 3 di agosto giocherà il Memorial Morosini a Vicenza. Dunque 5-0 il risultato finale per i biancazzurri, Pescara che dunque continua la preparazione e si appresta a giocare domenica prossima la quarta gara di questo precampionato. A te Jacopo, non so se ci sono domande da studio. No, grazie Paolo, grazie di averci raccontato, di averci sintetizzato questa che è stata un'uscita del Pescara contro il San Nicolò di Massimo Epifani. Ma oggi c'era anche un'altra partita amichevole tra due abruzzesi, perché il Teramo in campo ad Avezzano contro i biancoverdi di casa, partita tuttora in corso con i biancorossi in vantaggio 1-0, gol dell'ultimo arrivato Marco Sansovini. Ad Avezzano per noi c'è Andrea Costantini, buonasera anche a te Andrea. Abbiamo dei problemi con il collegamento
telefonico di Andrea Costantini. Allora andiamo avanti, poi torneremo ad Avezzano. Parliamo del Lanciano, perché anche giocatori del passato che hanno fatto grande la società frentana si mobilitano per salvare il calcio. L'ex capitano Mammarella e l'ex centravanti Pavoletti hanno postato dei video messaggi sui social network. Prosegue la corsa contro il tempo a Lanciano per trovare un imprenditore o un gruppo di imprenditori che possano garantire le risorse necessarie per l'iscrizione della squadra in Serie D. Il primo passo lo ha fatto il procuratore Donato Di Campli, che ha costituito e affiliato una nuova società, la Pro Lanciano. Ancora poco più di una settimana di tempo a disposizione, tra contributi, tasse, fideiussioni e altro ancora, per ripartire dalla D servirebbe una somma sui 300.000 euro. Con 50.000 euro si ripartirebbe dall'eccellenza, altrimenti la prima categoria. Intanto si mobilitano alcuni di quei giocatori che negli anni scorsi hanno fatto grande il Lanciano. Da loro l'invito a partecipare all'azionariato popolare, la raccolta fondi presso il conto rossonero acceso ad inizio settimana. Un modo non solo per reperire risorse, ma anche per sensibilizzare forze imprenditoriali a ridare vita ad un progetto calcistico in Frentagna. Queste le parole sui social del bomber della promozione in B, Leonardo Pavoletti, e dell'ex capitano Carlo Mammarella. Ciao, sono qui per invocare il vostro aiuto affinché il Lanciano Calcio possa rinascere e possa tornare ai vecchi campionati di Serie B, come è giusto che debba stare. Quindi mi raccomando, diamo tutti una mano per il Lanciano. Vi abbraccio. Un saluto a tutti i tifosi del Lanciano, so che è un momento difficile per la città, ma so che ci sono delle persone che si sono attivate per cercare di riportare il calcio a Lanciano, che è quello che merita. Io cercherò di contribuire e cercherò di far contribuire più persone possibile, perché in questo momento è di questo che si ha bisogno, quindi vi chiedo di partecipare il più possibile, perché come sempre l'unione ha fatto la forza, e quindi anche in questo caso sono sicuro che Lanciano avrà la sua squadra e con il tempo cercherà di tornare dove merita. Un abbraccio a tutti i tifosi. E adesso torniamo dunque ad Avezzano per l'amichevole tra Avezzano e Teramo, dove c'è il nostro Andrea Costantini. Il risultato è ancora fermo sull'1-0 per i biancorossi di Lamberto Zauli, il gol al 41esimo di Marco Sansovini. Ci troviamo nella seconda frazione, a te Andrea. Sì, 35 minuti e mezzo nella ripresa, sempre 0-1, sta decidendo il gol segnato da Marco Sansovini al 41esimo. È una partita che si è trascinata con i ritmi di questi periodi, c'è una gara di inizio stagione con le gambe imballate, in particolare nel Teramo che lavora da due settimane, ma anche l'Avezzano che invece sta lavorando nel ritiro di Mariano Dei Marsi da lunedì scorso. Una partita che finora ha riservato pochissimo per quanto riguarda le occasioni da gol. Nel primo tempo il primo tiro in porta è arrivato al 40esimo ed è stato Di Leto, uno degli ultimi arrivati in casa Avezzano al 40esimo, poi sul ribaltamento di fronte il Teramo ha trovato il gol che sta decidendo tuttora la partita, cross dalla sinistra di Carraro e correzione all'altezza del primo palo di Sansovini, che ha anticipato l'uscita dell'estremo di casa Lewandowski e ha depositato il pallone in rete. Dunque primo gol in maglia biancorossa per il sindaco Sansovini, che ha giocato in coppia in attacco con Croce e con Carraro trequartista. Oggi assente Luca Forte per un leggero affaticamento, Forte fuori causa al pari di Speranza e Ilari. Teramo che si è presentato con un 4-3-1-2, Teramo che ha chiuso bene il primo tempo con un'altra opportunità per Sansovini, un sinistro di poco sopra la traversa e poi una chiusura della difesa lezzanese con Menna su Croce. Nella ripresa girandola di sostituzioni, il Teramo al momento ha accendato tutti e 11 i giocatori, ma in questa ripresa il Teramo, pur avendo menato le danze, non ha concluso dalle parti di Di Girolamo, c'è stata una chiusura di Venditti su Carraro, l'unica palla gol in qualche modo l'ha avuta l'Avezzano con un tiro cross di De Cerchio respinto in calcio d'angolo da Calore. In questo momento mancano 8 minuti alla fine della partita, Avezzano 0, Teramo 1, sta decidendo il gol di Sansovini al 41esimo. A te studio. Grazie ad Andrea Costantini. Noi ovviamente nel corso della terza edizione vi proporremo i servizi, il servizio della gara di Avezzano. È tutto per il momento per il nostro telegiornale. Vi ricordo questa sera alle 21 l'appuntamento con il ciclismo con Velo a partire dalle 21, la terza edizione del TG alle ore 23. Per il momento è tutto, grazie per l'attenzione, buona serata.
Thank you.